Bentornati. Ok, oggi andiamo a disegnare su KiCad un contaimpulsi. Allora, cominciamo a inserire gli integrati. Allora, 40 11 per fare un set reset, mettiamo unità A, mettiamo qui, l'altra mettiamo Aspettate che sia un po' incasinato. Allora, unità A, mettiamo uno qua, unità B, mettiamo così. Ok, poi mettiamo un 40. Ah, qua ci vuole pure l'alimentazione. Eccolo qua. L'alimentazione, ma lo mettiamo qua, dopo vediamone. Ok, dopo ci serve un 45 18 mettiamo uno qua, un altro qua, l'alimentazione lo mettiamo qua. Poi 2 45 11 mettiamo uno qua, uno qua, dopo li andiamo a sistemare. Ok, prendiamo anche display, allora LED, vediamo se lo trovo. Proviamo a scrivere display. Dovrebbe essere a catodo comune. Questo potrebbe anche andare. No, no, no. Mettiamo K. Ok, dai, ci mettiamo. Mettiamo due di questi. Uno. E due, questo lo possiamo girare. Visto che ci troviamo, mettiamo anche le resistenze. Allora, sono no, meglio di no. Allora, facciamo così. Spostiamo qua e realizziamo il nostro flip flop.
Ok, allora. Qua. Così. Qua. Così. Ok. Mettiamo GND. Colleghiamo. Poi mettiamo. Allora, ci serve uno switch. Resistenza. Mettiamo uno qui e un altro. Mettiamo così. Allora, questo lo possiamo unire qua. Duplica. Mettiamo qua. Uniamo il GND. Questo lo colleghiamo qua. Questo. Così. Ok, dopo starta resistenza qua. Qua ci possiamo mettere il 4518, ma lo mettiamo qua. Ci mandiamo l'impulso così. Possiamo mettere se lo specchiamo. Mettiamo così. Allora, VSS 8 ground. Il 16 ma più 14 più. Allora, più 12 volt, ecco qua, mettiamo uno qua e uno qua, possiamo unire, perfetto. Qua ci possiamo mettere un'altra resistenza duplica.
Spostiamo. Allora, l'una. Un attimo, allora 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 più il 10 servono per settare i pin d'uscita per gli ingressi del 45 e 11. Otto e nove a ground. Allora, 8 e 9. L'8 non c'è. Il 8 c'è qua. Ok, il 9. Anche questo. Ground. Dopo al pianino 7, qua ci vuole un diodo. Fa 7 e ground. Ok, l'ho messo. Anche il 15. L'ho messo. Con un'altra resistenza duplica. Mettiamo qua. Va a ground. Questo è 10K, questo è un 1N4148, questo 10K. Ok, il 16. Ci vuole un condensatore. Mettiamoci da 100 nanofarad, fa il 16. La resistenza, lo mettiamo così. Quindi questo così. Ok, e questo così. Spostiamo. Questo da 100 nano fare.
fatemi rivedere. Ci manca un altro condensatore, duplica. Lo mettiamo. Lo mettiamo qua. Che va ground. Che va al positivo al 15. Quindi questo deve andare. Duplica così. Siamo il 10, 16, il 2. Va anche questo al positivo. Ok, andiamo un po'. Ok. Spostiamo. Giriamo, mettiamo così. Quattro, cinque, allora 11, 12, 13 e 14. Il 3, va al piedino 7. Il 4 al piedino 1. Il 5 al piedino 2. E il 6 al piedino 6. 6. Ok. Questo lo spostiamo un po'. Il 6 va al 10. Il
Mondiamo pure questi. Allora, il 14. Al 6, quindi questo lo possiamo girare. Al 6, il 13 al 2, il 12 all'1. Infine l'11 al 7. Un buon intrecciato perché dovevo cambiare questi due. Vabbè, si capisce. Ok, spostiamoci su questi due. Allora, concentriamoci qua. Allora, qua 8 e 5. Allora, mettiamo un ground fra 8 e 5, che non lo vedo. Dovrebbe essere qua. Ora ce lo scriviamo noi. 8. E 5. Quindi il 13. Allora, qua ci mettiamo un display e le resistenze. Quante resistenze? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistenze. Allora, giriamo, mettiamo 1. Duplica. 2. Quattro, cinque, sei e sette. Riuniamo. Aggiustiamo anche le resistenze, che sono tutte da 820 ohm.
facciamo copia, incolla. Dopo spostiamo un attimo il 3 e 4, va collegato al positivo. Quindi possiamo fare così, tac tac, mettiamo la linea, ne colleghiamo qua. Duplica, ci possiamo mettere anche un condensatore. Duplica. Ok, ci manca il 3. Il 3 e 4. 3, 4. Il 16. Eccolo qua, dovrebbe stare 16. Nel 16 mettiamo il positivo. Il catodo mettiamo l'8, non mi piace, quindi questo possiamo spostare così, ecco, perfetto. Anche qua dobbiamo fare la stessa cosa. Allora, copia, incolla, copia, incolla. Duplica. Così. Negativo insieme al 5. Poi qua possiamo copiare duplica, lo mettiamo così e lo specchiamo. E riuniamo.
ci uniamo il display. Il display colleghiamo, invece mettiamo 8 cadato comune. Qua ci mettiamo unità e qua ci mettiamo decina. Poi che ci manca? Manca il condensatore. Allora, 3, 4 insieme. Insieme al 16. Così. Ecco qua, ho messo sotto qua. Queste due resistenze le colleghiamo insieme e va qua, ma lo facciamo passare così. Qua ci mettiamo il condensatore, duplica. Mettiamo così. Negativo, sembra 100 nano. Queste sono tutte e due da 10 K. Allora, vediamo, ricontrolliamo se mi sono dimenticato qualcosa. Scusate. Qua ci va un altro. Ci va un altro condensatore. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Duplica. Qua spostiamo. E li colleghiamo così. Salviamo.
Selezioniamo tutto, lo spostiamo al centro, così. Gli mettiamo anche le annotazioni. Non è qui. Che annotiamo. Ho annotato tutti i componenti. Che qua disegniamo l'impulso col fondo di salita, set, allora ricontiamo, sono 1, 2, 3, 4, 5 condensatori, 3, 4, 5 condensatori. Un diodo 41-48, resistenza 10K, piedino 2, al positivo, prima al 16. Ci possiamo scrivere catodo comune. Pubblica. Mettiamo qua. Okay, questo si può realizzare, serve per contare da 0 a 99 ogni volta che gli diamo un impulso, facendo set, quindi reset, set, reset, set, reset. Il clock conta, qua conta il codice BCD, le unità da 0 a 9. E qua conta le decine, quindi fino a un massimo di 99, dopo si dovrebbe azzerare. Ok, lo metto a schermo se qualcuno vuole ricopiare. Ci riesco. Ok. Salviamo, anzi possiamo fare pure, ci mettiamo pure Power Flag, andiamo un po', mettiamolo qua. Possiamo fare in controllo regola elettrica. C'era una marea di errori, infatti. Qua. Allora, 3 e 5 ci possiamo mettere.
Non connesso, non connesso, non connesso e non connesso. Proviamo. Che dice? Ingresso. Qualche errore qua, 16. Ok, power flag. Via. C'è qualche errore qua, fatemi rivedere bene. C'è 2,7 qua. Come mai c'è il 2-7, 7 reset? Allora, il 45-18. Quarantacinque, diciotto, vediamo se riesco. Qua si vede meglio. No, questo è 45,20, 45,18. Allora. Intanto salviamo. Otto al negativo, ok. Il 16 al positivo, okay. Ah, questo non è di quelli, quest'altro.
Quindi allora 7, 15, 20, va resistenza e condensatore. RC, possiamo disegnare meglio perché non mi piace. Allora, così, la metà al 15, il 15, 15, eccolo qua, il 15 che va al 7. Così. Proviamo a fare regole elettriche, avvia. Allora facciamo così, ci togliamo qua. E questo 16 lo mandiamo. Attenzione, pin di potenza di ingresso, non più data nessun pin di potenza di uscita. Pin di potenza di ingresso. Sedici e otto. Quattro, sedici, ok, questo è. Ok, il circuito è così. Poi lo realizzeremo e vedremo effettivamente se funziona. Ok, per questo è tutto. Alla prossima.